Comunque sembrate fratelli. Oddio, beh, è vero, sì. È che Nicola si assomiglia sempre un po' sì. a qualcuno. All'ospite. Aspetta, ma avete la stessa età, eh? Che hanno sei nel 97. Il 96. Cavolo. Ah, no. Una differenza come fratelli. Ci sta, è senso, sì. Però tu sembri il fratello minore, Nick, diciamo. Vabbè, ci sta. Sì. La testa è più grossa, però. Il fratello che non ce l'ha fatta. Lanciamo la sigla? Salotto. Questo momento mi imbarazza tantissimo a me. Il saluto. Il saluto. È vero, sai che è una cosa un po'. È vero. Però ormai ci siamo messi in segnali come farlo. Allora, intanto ti dobbiamo chiamare Filippo o Fulminacci. Ma chiamatemi come vi viene. Allora, Luca. Phil. Facciamo questa cosa. Luca. Riverenze a tutta la Valle Spaziale. Fatto con una coreografia molto complicata. Nicolas illustra. Guarda come sbologna. Beh, veramente. Ci sta a sbolognare. No, non ce la faccio mai. È sempre la parte, è la parte più difficile di ogni vita. Metterle vicino alla fronte? No, hai già sbagliato. Ma io non lo so fare. Allora non farlo spiegare a Nick. Ti porgi le due dittina così alla fronte come se stessi per morire. E dopo facciamo a tutta la valle spaziale. È più tipo teletrasporto, esatto. Dragon Ball. Lui lo fa diverso. A me fa ridere che la spiegazione di questo gesto diventa sempre più lunga ogni salotto. È sempre più lunga. Peggioriamo sempre di più. Ma sai perché? Disimpariamo noi. Ma perché una volta un ospite gliel'abbiamo spiegato e poi non l'ha fatto. Ci siamo rimasti malissimo. È vero. Però io l'abbiamo non l'ha fatto mentre voi lo facevate. No, forse l'ha fregato. Però sentiti libero di fregartene anche tu. Esatto. Guardamelo bene così. Mani sulle ginocchia. Riverenze. A questo punto si portano le dita qua. A tutta la Valle Molto Spaziale facile. Proviamo okay. tutti in coro addirittura. Alziamo l'asticella. Che tensione. Madonna, veramente. Cioè, allora, ho paura io di sbagliare. Vai Nelson. 3, 2, 1. Riverenze a tutta la Valle Spaziale. Oh, finalmente è venuto un po' la Carlona, ma è stato colpa di questo momento. Io l'ho fatto tutto in ritardo, Dio. È stato un bellissimo salotto. Sì. Ti ringraziamo per essere venuto qua e per aver fatto il saluto. Grazie. Speriamo. Comunque abbiamo con noi Fulminacci. Finalmente. Continuare un po', creiamo un po' di disagio. Bravo. Anche a casa, battete le mani. Un po' da piangere. Perché? Perché è emozionante. Perfetto. Hai un cognome bellissimo. È bellissimo. Uttinaccio è fighissimo. Beh, però... quando l'ho sentito ho detto questo è un genio, Filippo Uttinaccio. Però Fulmina... è dispregiativo. Com'è dispregiativo? Finisce in acci. Ah, vabbè, Ma in realtà io la prima volta che l'ho sentito mi dava proprio l'idea del bravo alunno un po' cattivello. Poi dopo ho visto anche il viso che combaciava l'idea che mi ero fatto e ho detto si funziona. Cioè nel senso Cioè hai visto giusto. Mi ero immaginato un viso angelico però un po' graffiato. No? Il classico scolaretto che disobbedisce, non sì, so come la Sasuke di Naruto, no? Però non disobbedisce sempre. Non sempre. Ogni tanto si comporta benissimo per trarre in inganno. Un furbetto, esatto. Furbetto. Ma il nome Fulminacci l'hai creato tu o te l'hanno dato? No, l'ho creato io. Ah, ok. Così, cioè in realtà senza riflettere sul significato. Non mi andava neanche di essere uno di quelli che dice mi chiamo così perché ho fatto come quando ti spiegano il tatuaggio, capito? Ma poi la spiegazione spesso viene dopo che l'hai creato. Te la crei dopo. Ma l'hai fatto veramente casuale per mantenere la segretezza o... Ma in realtà l'ho fatto perché ho un po' il complesso del mio nome. In realtà adesso che voi mi avete detto che il mio cognome è bello, certo. Probabilmente cambierò bravo. E userà il suo. Il nuovo disco sarà il Filippo Uttinaccio. È stata una grossa iniezione comunque di autostima. Sì, c'è su Wikipedia perché ecco, ho guardato adesso il volo, non è su Wikipedia. Non siamo ancora su Wikipedia. Un appello. I nostri salotti con ospiti iniziano sempre con la lettura della pagina Wikipedia e il confronto con la realtà. Cioè poi sempre è successo tre volte. Però si può chiedere di crearla. Esatto. Sì, possiamo chiedere di crearla. Era venuta qua Margherita Vicario e siamo riusciti a far mettere la foto dagli iscritti di Margherita Vicario. L'hanno messa. Si possono fare degli appelli. Esattamente. Si possono lanciare appelli che a quanto pare vengono ascoltati. Non si sa bene per quale motivo. Però la faccia che ti mettono è quella che tu farai in questo momento qua. Quindi prepara la faccia per la foto. Prepara la faccia per la tua foto Wikipedia e compare. Di solito mettono la mano così quelli che si fanno la foto. È vero. Quella libro. Il dietro del libro. Fatto. Perfetto. Mi faccio un po' pensare. Ma tu cosa scriveresti nelle prime due righe? Che si fa il mini riassunto all'inizio. Soprattutto il genere. Ma di solito c'è Fulminacci. C'è il nome, nome d'arte di Filippo Uttinacci. È un cantautore italiano nato a Roma, eccetera. Ti stai presentando in questo momento? Ti stai presentando. Magari la scrive dietro la telecamera. Ma quindi il
tuo genere, quello che si troverebbe su Wikipedia, quale sarebbe? Il genere, cioè, forse pop metterebbero. Okay. Però mi sembra che a te non interessi tanto classificarti o anche perché in genere la mia cultura musicale non è fatta di generi. Cioè non saprei dirti io ascolto reggae, io ascolto quella, ascolto vari artisti sparsi senza una logica precisa e... Per esempio? Anche tipo tue ispirazioni, quelli che a me piacciono nella loro interezza sono Dalla, De Gregori, Battisti, che ora è su Spotify, quindi finalmente era ora possiamo ascoltare. Infatti mi dicevano l'altro giorno che adesso ci sono dei ragazzi giovani che se tu li senti parlare e origli, loro dicono cose tipo sì, sono nuovo, si chiama Battisti. Comunque bei pezzi, bello stile, davvero belle produzioni. Mi sa un po' di Leggenda Metropolitana. Ma... è incredibile, è un po' come quella della zucchina. Però no? È probabile, ma del Wüstel che c'è in ogni scuola media. Tu non approfondiamo, non l'hai sentita, questo punto andrebbe approfondita. Vuoi approfondire? Non approfondiamo. Si sente molto che tu ti ispiri, non ti ispiri, sì, comunque sei influenzato anche senza deciderlo tu stesso da quel genere. Ma infatti io cercandolo su internet ho letto un sacco di interviste su di lui. La cosa che veniva sempre fuori è che ti danno del vecchio dentro. Ma a te questa cosa di darti del vecchio ti appartiene. Ti piace? Ma guarda, secondo me dipende dalle circostanze in cui ci troviamo. Se l'intervista me la fate voi, magari non risulto vecchio dentro. Giusto, certo. Se hai un quarantenne davanti, magari in realtà è diverso. Poi dipende da quello che mi è successo durante la giornata. Ci sono quelle giornate in cui tu sei diverso. Il problema è che l'intervista ti deve dipingere, certo, ti deve fissare. Ma non, sì, non ma anche bene, perché ascoltando la tua musica non traspare questa cosa. Sembri una persona molto riflessiva su alcuni aspetti particolari, però nulla magari lo ero solo in quel momento. Forse come magari qui dirò molte cazzate che non direi. Forse poi il collegamento è veramente basato soprattutto sul genere. È un genere che non si fa più il tuo così tanto e così in vista, e quindi te lo colleghi subito a quei cantautori lì. Sono vecchi, quindi sei vecchio per forza. Ma non sì, è anche vero, questo è un giusto. Ti ringrazio, prego. Questa è un po' di leccatina di culo. Dai, lecca anche te un po', Nick. Dai, lecca, dai. Secondo me è un disco veramente strafigo. Adesso ce l'abbiamo anche qua da far vedere. Ce l'avete anche lì. E io devo dire, me lo stavo ascoltando a ruota e c'è una cosa molto bella che secondo me traspare, che è tipo la varietà. Però è una varietà che non è in realtà veramente varia, perché comunque è coesa, cioè c'è un filo conduttore, c'è qualcosa che tiene insieme tutto pur essendo molto vario. Cioè ci sono vari tipi di musica, vari generi, perché fondamentalmente non so bene che cosa voglio fare, per cui se mi viene in mente una canzone non per forza mi viene in mente una canzone di un genere, mi viene in mente una canzone e poi su quella canzone metto un vestito che gli sta bene. Non è per forza tutto classificabile, ma poi in realtà ci sono parecchi dischi. Proprio per esempio ultimamente sto ascoltando Battisti perché sta su Spotify. Se voi sentite i suoi dischi, non è che ci sono, diciamo, questo è Battisti, questo pure questo pezzo, soprattutto nei dischi di qualche tempo fa c'era più tendenza a mettere canzoni che semplicemente fossero delle canzoni diverse tra di loro, fatte, accomunate solo dal fatto di essere state fatte dalla stessa persona, certo. E basta. Poi adesso invece spesso si uniforma, ci sono album. Anche soprattutto nel pop ci sta la caratteristica del momento di fare album che hanno tutti una loro coerenza stilistica. Per questo io mi sono trovato poi a dire il mio disco è schizofrenico, ma in realtà ora che ci penso fondamentalmente il mio disco è vero, una dopo l'altra, sono canzoni così. E le hai scritte anche in tanto tempo, no? Le ho scritte sì in 2-3 anni, quindi è anche difficile avere una coerenza, cioè 2 anni, sì, da 18 ai 20. Sì, no, esatto. Ma perché scrivi? Perché fai musica? Lui che sperava di sapere. Oh, sì, lui a me affascina. Ma tu ti quanti? Troppo, con calma. Guarda che la prima esperienza. Dai, che a me affascinano i processi creativi. Perché sei arrivato a fare musica? Perché è divertente. Innanzitutto la scrittura, quando tu non sai che puoi fare una cosa, che puoi realizzarla, non puoi sapere che il tuo album sarà poi effettivamente realizzato, ti basta anche solo scrivere per passare il tempo. Forse perché non facevo le cose tipo giocare a pallone. Non avevi la PlayStation, l'infanzia triste, no? Queste la PlayStation, sì, non me ne è mai fregato nulla. Perché poi cioè, niente, cioè, Filippo andava al parchetto a giocare a bocce, secondo me. Cioè, era quello. È qui che nasce il problema del vecchio dentro. Del vecchio dentro, ragazzi. Sei un fautore di quella corrente. Pensate, in realtà sono qua infiltrato. Quali erano i tuoi passatempo? Suonare, sempre, dire cose con i miei amici. Però io ho una situazione tipo voi qui. Ok. Ha fatto un po' di stalking. Io ho fatto un po' di stalking. Attenzione. Attenzione. Insegnate recitazione. Sì. Ah. Non ho lavorato a livelli alti, diciamo, nel mondo della recitazione, però sono diplomato in una scuola di Roma, Gian Maria Volonté, e quella è una cosa che ho sempre voluto che fosse il mio mestiere, come anche la musica, e vorrei in qualche modo connubiare. Vedremo che cosa... Figo.
musical. Che quindi alla fine è un musical. Mi è sempre piaciuto in generale sia il cinema che la musica. In generale le cose per cui non devi impegnarti troppo. Fanno il musical di Ligabue. Veramente? Sì, sì, però non c'è Ligabue dentro, gli fanno solo il musical. Tu puoi fare tra qualche anno il musical di Fulminacci con anche te, capito? Come dentro. Ah, sì, sì, sì. Che interpreta me stesso 10 anni esatto, prima come esatto. Eminem. Volete una domanda stupida? Vai. So che puoi parlare. Però non sul sesso. Non sul sesso. Queste cose poi mi imbarazzo. Neanche nulla su escrementi e roba male. Ti viene senza. Hai segato i due argomenti. Escrementi è una tematica che mi interessa. Va bene. Tra l'altro, la repressione dei retti, la censura dei rutti. Sono partiti? No, ci sono citazioni. Io spesso in video parlo di cacca, di escrementi. Non so perché, probabilmente ho vissuto qualche trauma da bambino. La fase anale non è andata a buon fine. Esatto. Quindi ancora me la porto dietro. Giusto dare spazio. Però io ne parlo tranquillamente e tutti loro rimangono stizziti, quasi infastiditi da questo. Ma noi pensiamo alle mamme che guardano. Bisogna. Noi pensiamo alle famiglie riunite davanti. Le mamme hanno a che vedere con quel mondo come tutti noi. Infatti, secondo me, quello è un tabù assolutamente da distruggere. È un problema. È un problema. Io però ti dico, Filippo, che sei riuscito a parlare di merda seriamente. Sì, è incredibile. È stato a questo punto è il superpotere. Quella canzone che ho scritto parla in realtà di questo. Poi è la prima occasione che finalmente mi sono liberato, l'ho detto. Però vedi, al contrario di Cesare, ce l'ha venduta molto bene. Sì, cioè, io adesso sono esatto, convinto. Io adesso potrei parlare. Non abbiamo parlato di cacca, ma di qualcosa di importante. Perché è un problema importante. Sì, sì. Quanta ne fai al giorno? Meno di quello che vorrei. Ma quello è un problema di tutti. Una volta al giorno, però. Sì, una volta al giorno è obbligatorio, se no io non sarei stato un cantante oggi. Cantante nemmeno, ma no. Probabilmente io però ora sento il bisogno di abbassare ancora il livello della conversazione. Vai. È il momento. Domani andrai a ritirare il premio Tenco. Sì. Non scherzo, questo è per riportarla sulla giusta strada. È già successo nel momento in cui esce questo video. Non ti chiediamo com'è stata, perché per te sarà domani. Sì, però è stato anche quella. È stato molto. Se vuoi raccontarci qualche aneddoto che deve ancora succedere. No, sì, esatto. Se vuoi prevedere cosa ti aspetti. Raccontaci cosa ti aspetti. La cosa bella di questa circostanza è che è un premio importantissimo. Questa è la prima cosa per cui è bello andare lì. Poi all'Ariston di Sanremo, per cui c'è anche quella situazione storica. Condividerò il palco con dei grandi della musica contemporanea e quindi sarà bello, perché io sarò il piccoletto della situazione e sarò lì ad imparare, cioè questo sarà bello. Tra l'altro, col tuo primo disco hai vinto, mi sembra, il premio per il disco d'esordio, no? Sì, album miglior opera prima. Non mi aspetto cose specifiche, aneddoti appunto sulla toilette. Ci saranno per forza. Guarda che se noi ci vuoi venire con te e ti urliamo cacca dalla te la lanciamo aiutiamo pure, così. No, tanto si capisce dalla faccia se ci sono riuscito o no prima di andare sul palco. Hai la faccia da cacca ancora non fatta. Ah, pure. Cioè, mia madre lo dice sempre a mio fratello: si vede che non hai fatto la cacca. C'era una vacanza che io non cagai per una settimana ed ero arrabbiatissimo con te. Ormai l'abbiamo svoltato. Il tabù l'abbiamo rotto. Siamo a posto. No, è proprio. Non è per forza che hai mal di pancia, è proprio diventa una cosa psichiatrica. Ma io mi ricordo veramente: eravamo in un camping vegano all'isola d'Elba. Vegano. C'è Nelson che per 6 giorni è stato senza fare la cacca. Ogni cosa che andavi a dirgli, lui si incazzava. Vabbè, comunque, ha fatto la cacca, è diventato altruista, è diventato gentilbisogno. Cagate, ma certo, cagate. Prima in macchina è una domanda. E poi ci vogliamo più bene, tutto. Esatto. Perfetto. È una domanda. Cagate insieme. Infatti, le grandi decisioni andrebbero prese dopo aver cagato. Quello è vero. Questo è vero. O sul gabinetto si riflette. Non esistono le cacate collettive. Bisogna prendersi per mano a chinino e farla. Ma che questa grande conferenza sulla cacca avrà una sfida? Io sto provando a fare una domanda, ma non ce la farei. Hai mai fatto la pipì incrociata? Prima stavo sentendo con Nicolas in macchina il tuo disco di nuovo mentre venivano qua. Anch'io. Per essere un po' freschi, tu scrivi pensando a qualcuna. In questi 2-3 anni c'è sempre lei, cioè, nelle canzoni. È una figura etere, astratta, un ideale, o c'è una persona che da 2-3 anni ti tormenta? E nel caso puoi fare un appello. Il disco si compone di canzoni che sono state scritte nel 2016, 17 e 18. Non si può parlare di una stessa persona. Credo anche fermamente nel fatto che è bello nelle canzoni rivolgersi a qualcuno che magari neanche nella tua testa è definito. Così riesci a fare un discorso, ti rivolgi a qualcuno, perché poi se dici te può essere mio nonno, mia moglie, mio figlio, cioè chiunque. Cioè, la puoi reinterpretare. Io attualmente sono fidanzato a una ragazza con cui sto da un po' e salutiamola.
Se domani arrivasse tua madre e ti dicesse mi hai dedicato una canzone, tu potresti prendere una qualsiasi canzone dall'album, sì, e dire questa. Questa qui, sì. Perfetto, allora sì. Anche a uno di voi, anche sì. Nick, sì, molto probabilmente c'è una canzone per te dentro. Cavolo. Qual è il tuo momento della giornata preferito per metterti lì e creare cose? A parte quando la notte, sei un notturno, sei uno che si sveglia presto, allora, e scrive. Ho provato tutte le cose, perché c'è la figura dell'artista che vive di notte. Vive di notte, ubriaco. Esatto. Ma tu hai la faccia un po' da uno che dorme poco. In realtà ultimamente sto dormendo troppo. Poco perché dovevo essere qui, sono dovuto colpa nostra. Scusa, se non ricordo male hai anche una copertina in cui hai delle occhiaie gigantesche. Sì, 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 il primo singolo che ho fatto. Esattamente, sì. Esattamente. Sì, 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 sì. Erano vere quelle occhiaie? Quelle erano vere. Poi per un discorso di color correction sicuramente è aumentato. Ok, sembravi più picchiato. Cioè sembravi più rosso. È vero, è vero. Infatti sono state opinioni discordanti. Ok, perfetto. Le zie che dicono sei sciupato. Quelle cose lì. In realtà non conduco una vita dissoluta. E scrivere mi piace farlo quando sono sveglio, quando sono attivo e ho dormito. Perché di notte poi alla fine, ecco, di notte possono venire le idee. Ti viene in mente una cosa, magari te la registri sulle memo vocali del telefono e poi svieni. Il giorno dopo le guardi e dici oh, fa cagare. Oppure interessante, ci lavoriamo. Ma invece io volevo chiederti Roma. Sì. Com'è la viabilità? Parlaci del fatto che ogni roba, è stata fondata. Se vuoi ci riuscire, direi di Roma. No, però ogni romano a cui chiediamo di Roma dipinge una versione differente. Sì. Non puoi usare la carta di credito da nessuna parte. Veramente? Perché? La puoi usare solo nei posti di un certo tipo. Sono rimasto molto stupito che a Faenza, poi non a Bologna, a Milano, a Faenza ho trovato un distributore automatico alla stazione in cui potevo inserire la carta per pagare una bottiglietta d'acqua a un euro. Sì. Per me è una cosa infatti folle. Mai veramente sei emozionato. Ne ho prese 4 di bottiglie. Sì, non riesco a contare un euro con la carta. Ma perché no? Tu ti sei ritrovato catapultato in un mondo di musica, discografia, concerti, artisti, business, eccetera. Tu sei uscito subito, mi pare, credo, correggimi se sbaglio, con un disco, con Maciste Dischi. Sì. E hai iniziato subito la tua carriera da musicista, saltando magari qualche step classico della gavetta. In effetti sì, non sono mai stato uno di quelli che ha sudato nei locali, suonato, ha avuto band nei garage. Niente, che in realtà è un fascino che un po' mi dispiace non aver vissuto, però è anche dovuto all'epoca fondamentalmente. Esatto. Che cosa hai trovato di diverso magari dalle tue aspettative, che sicuramente avrai avuto saltando a piedi pari dentro questo mondo? È stato tutto meglio di come me lo aspettavo. Da fuori te lo immagini con gli squali. Sì, ti immagino comunque un gruppo di gente che spara carri allegorici, gente esagerata che dice solo super geniale tutto il giorno. Invece no, per fortuna ho trovato una bella situazione, sono contento, non mi drogo, insomma. E adesso cosa fai? Stai suonando in giro ai tour prossimi? Ho la seconda parte del tour estivo, che sarà a dicembre. Dal 5 al 14 dicembre andremo a Bologna, Firenze, Roma, Milano, Roncade. L'ho sentito Roncade. Dov'è? Roncade. Qual è fino adesso la cosa più strana che ti è successa, tipo dopo essere entrato in questo mondo della musica? C'è tipo un evento, una cosa successa in una data del tour? Un giorno prima di salire sul palco. Oddio. Imbarazzato. Cosa smosso? Io dovevo salire sul palco per suonare, e la persona che doveva invitarmi a salire sul palco, quindi che si occupava della direzione del palco, non sapeva come io fossi fatto. Cioè, ma non sapeva che fossi. Ma come? Per cui si è rivolta a un'altra persona tutto il tempo pensando fossi io, fino all'ultimo momento. Cioè bellissimo. Fino al momento in cui io dovevo però salire. Non ha suonato al posto tuo questa persona. Farlo andare, potevi farlo salire al posto tuo, andare fino in fondo. Però insomma è stato bello, perché ho avuto proprio la percezione di non essere nessuno, cioè di non aver neanche un volo. Sì, per quella la cosa. Ti racconto questa storia. Alla mia festa di compleanno in quarta elementare, il mio compagno di classe Mattia ha dato il regalo di compleanno per me a lui. A lui? Mattia. Cioè, era pure bello. Era bello, era un bionicle. Il bionicle. Bionicle. Usavi Bionicle? Parliamo di Bionicle. Mio fratello, no, mio fratello è la versione normale di me. Cioè ha fatto tutte le cose che io non ho fatto, diciamo. Però le conosco per via traversa. Bionicle, da lontano, sì, Beyblade, come si chiamano? Lo vorrei vedere Filippo da piccolo. Ero tristissimo, noioso, ma sono meglio adesso. Okay. Ma sul palco come ti trovi? Bene, sul palco bene. Sì, in questo anche la scuola di recitazione, scusami, mi ha aiutato la scuola di recitazione. Mi ha dato la forza di stare là e dire, cioè perché tu quando sei su un palco puoi pure pensare, vabbè, ma questi che devo fare qua? Loro sono un gruppo di persone che magari hanno pagato
stanno lì e io sono un cretino, perché questo è il primo pensiero che io ho fatto. E poi invece ho capito che determinate cose potevano piacere, ho capito come divertirmi io, e piano piano ho raggiunto un equilibrio e una consapevolezza, ma quello è sempre a salire, penso. Fino, infatti, volevo chiederti, ma venire a vedere un tuo concerto è venire a vedere il disco live o c'è qualcosa di più? Tu vedi il disco live perché mi piace rispettare il disco, perché spesso mi è capitato di andare a concerti in cui poi gli arrangiamenti delle canzoni non erano rispettate e un po' mi offendevo. E poi sei nel pubblico e vuoi cantare e non riesci a cantare nel momento giusto. Il pubblico vuole cantare. Esatto. Ed è giusto che il pubblico sia lì per cantare, perché comunque il concerto è una serata in cui c'è una persona sul palco, ma ci sta anche tantissima gente che è lì e ha il diritto di essere protagonista della serata. Però no, faccio anche un paio di cose, stavo dicendo, live, inedite anche, e una cover. Ci andiamo a sentirlo il 7 dicembre. Ma c'è un artista che in questo periodo hai conosciuto, qualcuno che già lavora con la musica, che ti ha magari introdotto all'ambiente, che ti ha un po' fatto esatto, li definirei i miei compagni di scuola, perché loro sono più grandi, hanno più carriera alle spalle della mia etichetta. Gazzelle, Canova, Galeffi, Mox, insomma loro mi hanno sempre, tutte le volte che ci siamo visti, aiutato a capire le cose. Io faccio le domande tipo, ma quando poi non fai il tour, poi che fai? Come passi? Ti ha risposto queste domande? Vabbè, scrivi qua. Però sì, però perché ho paura di sprofondare in una tristezza infinita. Insomma, devi andare in vacanza. Io non ci sono ancora andato. Vai in vacanza. Sei ancora andato? No, perché l'estate ho lavorato. Però dopo l'invernale prenderai un po' di pausa e lavorerai roba nuova. Sì, alla fine comunque c'è sé, perché poi quest'estate ho avuto l'impressione che il tour fosse il mio mestiere. Ma poi quando finisce il tour, il mio mestiere diventa scrivere. Poi il mio mestiere diventa andare in studio. Poi fare le interviste. Qui a fare le interviste. Per cui alla fine pensavo fosse un piacere questo, no, è un lavoro, è un lavoraccio. Quindi è lì che la vita diventa un mestiere, come dici. Sì. Ma ti piacciono le interviste telefoniche? A me ha sempre messo un sacco di risate. Ma poi magari questo si sta grattando, stai in giardino che taglia l'erba. Il problema dell'intervista telefonica è che tu devi aspettare una telefonata e quindi non puoi, per esempio, andare al bagno. Cioè, al bagno ci puoi andare, però poi magari emetti dei rumori. Prima di registrare questo lotto, ci hai descritto una situazione un po' particolare. Hai fatto un'intervista al telefono. Tra un vagone e l'altro del treno. Era la prima intervista che facevo. Stavo andando a Milano col treno e mi vergognavo a parlare di me stesso davanti a tutti. Cioè, un vagone, così, no, il mio progetto nasce per è una cosa orrenda. Ma c'hai paura un po', tipo, del fatto che stia diventando un mestiere, perdere un po' un rapporto di sincerità verso la musica? Siccome ho avuto la fortuna di non fare mai un mestiere faticoso, sono grato al fatto di poter fare questo mestiere. Spero che duri il più possibile. Ho scritto delle cose che sono piaciute, ma ho anche la fortuna di farlo. Stai già lavorando cose nuove per evolvere? La mia concentrazione è sparsa a seconda dei momenti che ho a disposizione. Quando sto a casa spesso magari mi metto a scrivere qualcosa, però ultimamente sicuramente non è stato un periodo prolifico. Ho dovuto pensare agli aspetti tecnici, ho dovuto imparare a suonare su un palco, a muovermi su un palco. Volevo chiederti, ma tu sbagli quando suoni? Ti capita mai? Ma in che senso? Suoni e sbagli. Ma sbagli in che senso? Mi sa che fai una nota sbagliare. Oppure ti scordi sbagli, ho detto bene, sbagli. Se ti sbagli sbagli proprio a suonare, che canti male, ti ricordi, hai un vuoto. Mi è successo anche spesso, penso che sia una cosa piuttosto normale in realtà. Te lo vivi bene? Sì, ho sbagliato le parole un po' di volte, però il pubblico faceva poi sono qui, sbagli, sanno che sei umano, sono belli. Vedi che è un essere umano, quello esatto. Un pazzo. Poi se sanno le canzoni ti completano. Oh, io voglio sapere dove vai in vacanza invece. Ha detto non lo sa neanche se va in vacanza. Dove vorresti andare? Ipoteticamente. In realtà non ci... Cioè, sei da montagna, mare. Non vedo l'orizzonte. Zero. Tu dici, da domani però ho finito tutto. Mi piacerebbe andare in un posto bellissimo. Non ho mai viaggiato neanche tanto. Ci vuole troppo uscire da Roma. Sì, no, ci vuole tantissimo. Troppo traffico. Poi i posti belli o costano tanto, o ci sta il delirio. Sì, troppa gente. Dipende anche quello che ti piace fare. Sicuramente non sono uno che va in discoteca o cose del genere, per cui mi piacerebbe. Un po' l'avevamo capito. Cuba mi piacerebbe. Cuba, veramente? Cuba mi piacerebbe. Il Giappone, New York, Frosinone. Sei mai uscito dall'Europa? Sì, Frosinone ci sono stato. Ma non lo far deprimere, cioè mi sembra che l'argomento vacanza sia un po' tabù. C'è qualcosa che ti ha instradato la musica a scrivere da piccolo? Qualcuno ti faceva ascoltare o suonare? I miei genitori, sì, in macchina sentivamo le canzoni. A quanto pare rendevo delle cose. Non sei un figlio d'arte, però. Beh, i miei non si occupano di questo, però in realtà secondo me sono un po' artisti nella loro modalità, nel loro approccio alla vita. Sono entrambi appassionati, sia di cinema che di musica. Mio padre strimpella delle cose, ha anche scritto delle canzoni di cui si vergogna, ma sono anche belle. Si è sempre respirata un'aria artistica in casa. Ma adesso non vivi più con loro? Sì, no, vivo con loro.
ancora con loro. Sì, però sì, ti vedo un poco, immagino. Cioè, sono tristi. Sto sempre in giro. Il letto mio non è più il mio. Cioè. Che poi è vero, dopo dormi sempre in posti diversi. Ma perché ci metti al posto Nick? Cioè, mandi Nick a casa. Non accorgi nessuno. Non si accorge nessuno. Devi passare un momento per i capelli. Però siamo fatti, io volevo arrivare a questa domanda. Parto così. Non invidi un po' i capelli di Nick? Perché secondo me sono proprio da artista indie. Cioè, è proprio indie. La cosa bella è che tu hai dei capelli estremi che però risultano ottimi, cioè è vero, la loro è una spiegazione, no? E se te lo dice lui, tu hai una situazione in realtà molto definita, un ecosistema. Sì, wow, non pensavo di lato così, è molto, ma è strano, sì, perché li vorrei come crescono così. No, io li vorrei più normali. Non li vuoi come i miei? Perché? Fidati, perché oggi li vedi così, ma non sono mai come vuoi. Me li voglio un po' più a caso, ma che stanno così, giù, sono perfetti. No, i tuoi sono perfetti perché vedi, cioè lo scambio, scambiate i capelli. Complimenti, grazie, complimenti a te. Meraviglioso, un momento meraviglioso, un momento bellissimo. Va bene, io chiuderei con una domanda. Perché dobbiamo ascoltarti? Cioè perché pesa, è pesissimo, ma c'è quella Cesare che di solito ti fa sempre domande leggere. È sempre che se rispondo sono io, c'ho la risposta, rispondo io, ma in realtà non c'ho la risposta io. Vai, c'ho la risposta io, perché secondo me è un disco che va bene in vari momenti, te lo puoi ascoltare sia quando hai dei momenti preso male, d'accordo, sia quando hai dei momenti preso bene, cioè c'è un pezzo per ogni situazione, per ogni stato d'animo, perché secondo me. Sono molto d'accordo, grazie. Anzi, un'altra cosa è che è un disco che parla della normalità, quindi se volete sentirvi normali volevo anche aggiungere, oppure no, se volete sentirvi diversi ascoltate, perché siccome è un disco che parla di una vita normale, magari voi ascoltandolo dite cazzo, io faccio, conduco un'esistenza estrema. E poi volevo aggiungere che il tuo disco l'ho ascoltato anche nella mia macchina, in cui va solo una cassa e si sente bene comunque, quindi anche per chi ha la si sente molto bene, è importante. È vero, si sente molto bene come disco. Facciamo un'ultima domanda. Odi davvero i ciclisti? Assolutamente no. Okay. Amo i ciclisti. Bene. A me piace tantissimo. Questa è la scuola di recitazione. Fulminare. Questa è la scuola di recitazione. Credo che nessuno ami i ciclisti a parte i ciclisti stessi. Contestualizzare le tue opinioni. Se poi dopo ti metto in una macchina nel traffico di Roma, cambiano tutte. Sì, è vero. Cioè, voglio bene a tutti, ma nel momento in cui mi metto in macchina divento un mostro. Fa ridere perché ogni volta che dice sono molto mi parte in testa la canzone. La canzone. Io comincio a dire che è stato tutto molto bello. Abbiamo anche dato dei grossi motivi per ascoltarti, che ci sta, perché è un disco che merita veramente, quindi ascolta, si chiama La Vita Veramente, merita veramente. Vi lasciamo in descrizione poi tutti i link, vi lasciamo il suo Instagram, tutti i suoi, noi ti consegniamo la maglietta, un regaletto, no, che non è il premio Tempo, però che non è quello che riceverai domani, in realtà. In realtà la volevo da prima. È venuto qua una volta Riccardo Zanotti, ospite, e ci ha promesso di fare un concerto con la maglietta. E l'ha fatto. L'ha fatto. Però perché no, scusate, tanto non ho partnership. Da adesso ce l'hai. Guardate fuori tazza, pepe, tutto. Aspettiamo la foto. Però c'è il Tenco. Quello magari no. Com'è di quelle con il taglio, quello bello, un po' vintage. È normale. È normale. Io ultimamente sono appassionato di quelli, i colli lunghi. Perché queste qui, io se me la metto, sembro ET. Dipende tantissimo. Quindi hai bisogno del collo ciccione. Ci vuole il collo. Ma gli regaliamo una maglietta e ce la smonta. No, va bene, è stato un saluto veramente calmo, ma bella, che è veramente piacevole. I salotti escono la domenica alle 11 di mattina, la domenica tranquilla, ci si sveglia bene. Grazie mille, grazie mille, è stato un piacere. Grazie. Cosa facciamo? Chiudiamo con un applauso? Chiudiamo con calma, chiudiamo normale, con questa normalità tranquilla. Un altro saluto di chiusura, giusto, arriverenze, molto più facile, però lo facciamo lento e calmo. Sì, arriverenze. Sono sempre più cringe questi saluti. Sì, dovremmo cambiarlo. Dovremmo smetterla di fare i saluti in coro con gli ospiti. Sì, veramente. Sì. Dovremmo fare un foglietto da dare agli ospiti con i feedback su come si è trovato. Un però questionario. No. Sei ET. Sono ET. Sei un foglietto. Sei ET.